Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, ci inoltriamo nel tempo d'Avvento in compagnia della Vergine Immacolata che illumina i passi di questo cammino di fede e in particolare poi oggi ricordiamo anche San Francesco Saverio, sacerdote e missionario che nel 1500 evangelizzò soprattutto i paesi dell'Oriente, in particolare l'India, ricordando a tutti noi che il Dio che viene è anche il Dio che ci invia ad essere testimoni e missionari del Vangelo. Ne ricordo allora di San Francesco Saverio, implorando anche l'intercessione della Vergine Immacolata. Prepariamoci a vivere questa celebrazione chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato molti popoli dell'Oriente alla luce del Vangelo, con la predicazione apostolica di San Francesco Saverio, fa che ogni comunità cristiana arda dello stesso fervore missionario perché su tutta la terra la Santa Chiesa sia lieti di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore nel Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Perché Egli libererà il misero che invoca, è il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In Lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Cari fratelli e sorelle, muoviamo i primi passi di questo cammino di avvento. E già ieri la parola di Dio ci ricordava, ci sottolineava che è un cammino di fede, perché andiamo incontro al Signore, perché dobbiamo essere capaci di cogliere la sua presenza nella nostra vita,
all'interno delle nostre esperienze, in particolare potremmo dire nel rapporto con i fratelli, con le sorelle che soffrono. È un cammino di fede perché dobbiamo saper riconoscere anche la presenza di Dio, del suo regno, come normalmente diciamo, all'interno anche delle tante realtà di vita che accadono e che ci parlano e che molte volte ci richiamano a saper considerare e a leggere bene i segni dei tempi. Questa presenza misteriosa di Dio, del suo spirito, che comunque agisce nella storia dell'umanità e soprattutto nella storia della nostra stessa vita. Oggi il Vangelo poi sottolinea che questo cammino, che è un cammino di fede, esige anche un atteggiamento, e cioè un modo di compierlo. Chiaramente, quando parliamo di cammino non parliamo solo del cammino fisico. Certamente c'è uno scorrere del tempo in questo tempo di avvento che è misurato da queste 4 settimane che ci preparano al Natale. Ma c'è soprattutto il cammino spirituale interiore da compiere, e quello riguarda sempre la nostra vita. E questo cammino esige, come dicevo, un atteggiamento che è sottolineato da Gesù nel Vangelo di oggi, con quella capacità di guardare il regno di Dio, di metterci in cammino verso l'incontro con Lui, con lo spirito di umiltà, di semplicità. Possiamo dire come francescani di minorità, perché solo chi è capace di cogliere davvero nell'umiltà e nella semplicità della sua vita il Signore, solo colui che effettivamente sa assumere questo atteggiamento può effettivamente accogliere il regno di Dio. Dio non si impone come una potenza umana, ma Dio agisce nella profondità dell'essere dell'uomo e quindi esige questa disponibilità piena e totale, che giustamente possiamo paragonare a quella dei bambini, a quelli che sono i puri di cuore e che sono capaci di avere un cuore libero da ogni altro incombro, tale da poter lasciare il posto a questo Dio che viene. Ed ecco perché già Isaia nella prima lettura ci ha ricordato che il regno di Dio è il sogno di Dio, e se vogliamo la capacità di tornare a quella realtà di vita che ci mette in comunione con Dio, ma ci mette in comunione anche tra di noi come fratelli, ci mette in comunione con la natura. L'immagine che Isaia oggi ci dà nella prima lettura è un'immagine di un mondo, potremmo dire, ideale, fantastico. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Ecco, la capacità di superare anche i limiti dell'uomo, del suo peccato e di quelle realtà che a molte volte generano violenza e contrapposizione. Ecco allora l'avvento che ci vede impegnati nell'umiltà del nostro essere ad andare incontro al Signore per fargli posto e per dare a Lui la possibilità di instaurare già nel nostro cuore un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo secondo il cuore di Dio. Ecco perché dobbiamo saper essere capaci di accogliere questa parola di Gesù e come discepoli diventarne autentici testimoni, un po' come San Francesco Saverio, che proprio nell'ardore di quella vita missionaria che lo ha portato ad evangelizzare l'Oriente ha saputo impiantare anche in terre lontane la bellezza del Vangelo. Ci aiuti Lui dunque ad accogliere questa parola, a farcela comprendere e a farci camminare con semplicità e purezza di cuore nell'umiltà di quello che siamo, creature di Dio, incontro al Signore che viene. Sia lodato Gesù Cristo.
animati dallo stesso Spirito che ha fatto esultare Gesù, in una preghiera di benedizione innalziamo le nostre implorazioni al Padre, fonte ed amante di ogni forma di vita e di ogni uomo. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci, o Signore. Aiutaci, o Signore. Quello che Gesù è venuto a instaurare nel mondo è un regno di giustizia e di pace, perché dominato dallo Spirito, affinché ciascuno di noi si mantenga alla sua scuola e sotto la sua azione. Preghiamo. Aiutaci, o Signore. Il Signore è fonte di ogni saggezza, perché tutti gli uomini sappiano attingere in Lui nobili ideali ed efficaci propositi di bene. Preghiamo. Aiutaci, Signore. L'umiltà è la disposizione fondamentale per penetrare i misteri di Dio. Distrugga il Signore, col suo perdono, ogni manifestazione del nostro orgoglio e ci renda per l'avvenire docili alla sua parola e abbondanti alla sua grazia. Preghiamo. Aiutaci, o Signore. La fede è la luce che ci permette di cogliere in ogni persona ed evento la presenza e la provvidenza di Dio, perché anche nei momenti della difficoltà sappiamo far credito e confidare in Lui. Preghiamo. Aiutaci, o Signore. Il Signore, che non giudica secondo le apparenze, introduca nel suo regno tutti i nostri defunti e le unisca alla schiera dei beati. Preghiamo. Aiutaci, o Signore. Salvatore Gesù, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, solo i semplici ti hanno saputo attendere e solo i piccoli hanno meritato di riconoscerti. Conferma anche a noi, in profonda umiltà, per ben accogliere la tua manifestazione nel mondo e godere della tua salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'universo della tua bontà abbiamo ricevuto il sospiro. Lo presentiamo a te perché diventa il dolce Cristo in terra, discende al Redentore. Umile e pentito, sol vescovo e sol clero, discende al Redentore. Sei regge il cuore dei popoli, discende al Redentore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i doni che ti offriamo, Signore, nel ricordo di San Francesco Saverio, che peregrinò alle lontane terre d'Oriente, sospinto dal desiderio di salvare l'umanità. Concedi anche a noi di essere annunziatori e testimoni della fede per venire incontro a te con una moltitudine di fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa
la gioia di celebrare la memoria di San Francesco Saverio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Francesco Saverio, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
L'Eucaristia che abbiamo celebrato, Signore, ci comunichi la carità apostolica di San Francesco Saverio, perché ognuno di noi viva in modo autentico la sua vocazione cristiana e ottenga il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E rendiamo grazie.